Benvenuti, siamo alla seconda edizione del Vivi Benessere e siamo con Antonio Bertoli. Benvenuto. Grazie. Antonio, tu hai lavorato molto con Jodorowsky e anche con tanti altri personaggi della crescita personale e dello scavo interiore in qualche modo e ti occupi di psicobiogenealogia tra le tante cose. Ci vuoi raccontare il tuo percorso in breve? Sì, dunque, io conosco Alejandro da circa 20 anni, più o meno, no? Ci siamo accompagnati e scambiati tante cose nell'arco di lavori fatti sia in psicogenealogia, psicomagia, tarocco, teatro, cinema, poesia. E siamo diventati molto amici, diciamo. Non è che ci sia stata una scuola da allievo a insegnante e viceversa. È stato uno scambio reciproco che è andato avanti nel corso del tempo e tutt'oggi va avanti. Siamo molto amici. Però in parallelo ho sempre sviluppato un percorso particolare e provengo dal mondo dell'arte. Poesia, letteratura, ho insegnato anche all'Università Sociologia delle Arti a suo tempo. Sono stato direttore di un paio di teatri che ho fondato, Firenze, Teatro Pulcini e Teatro Studio, Teatro Sperimentale. Ho avuto una casa editrice, nonché libreria, che è City Lights, si chiamava, che era l'unica altra al mondo dopo quella di San Francisco di Lawrence Ferlinghetti, che è il mio caro amico anche lui. Comunque abbiamo fatto dei percorsi proprio di organizzazione di eventi, abbiamo pubblicato libri. Quindi diciamo che accanto alla parte artistica si è sempre sviluppata anche la parte terapeutica, di ricerca in questo campo. Ho fatto degli stage intensivi, cioè dei tirocini con Anne-Anseline Schustenberger, con Didier Dumas, che era un altro della psicogenealogia francese. Ho fatto la psicoanalisi junghiana e prima ancora dai 14 ai 18 anni ho fatto la quarta via di Gurdjieff. E sono andato avanti in parallelo perché in realtà quello che forse mi ha avvicinato di più, e cioè comune di più con Alejandro, è che lui dice giustamente che la terapia deve essere artistica e che non c'è arte senza terapia. E questo mi risuona molto, ho sempre praticato questa doppia cosa. La psicobiogenealogia è un'invenzione mia, nel senso che richiama da una parte il fatto che noi siamo necessariamente dei prodotti sistemici a livello familiare. Cioè, deriviamo dalle storie degli antenati che abbiamo avuto fino a noi. Io poi ho elaborato delle serie di leggi che metto in pratica con il lavoro che faccio, per cui ho studiato in particolare la composizione del sottosistema della fratellanza, che è l'esito ultimo, che ci rimanda immediatamente alla composizione del sistema. Sono delle leggi di decifrazione delle cose. Però uso molto i sintomi biologici. Secondo l'interpretazione che ne dà la nuova medicina, perché si chiama psicobiogenealogia, perché la decifrazione, la decodificazione del conflitto che sottintende all'esito sintomatico, a me richiama un conflitto genealogico o psicogenealogico. Quindi da un sintomo posso dire se il nonno ha fatto un casino o non ha fatto un casino. Quanto quindi le nostre radici familiari incidono nelle malattie? Diciamo, è per tutte le malattie così, una piccola incidenza delle radici? O ci sono alcune malattie che tu hai visto che vengono in qualche modo scalfite di più da problematiche familiari pregresse? Direi che quelle che si considerano malattie, io le considero tentativi di soluzione che fa il cervello di un conflitto che non è salito sul piano della coscienza. E direi che ogni tentativo di risoluzione sul piano biologico di un conflitto deriva da uno scontro che c'è fra il tuo giusto desiderio di essere chi sei, di realizzare la tua identità, e la negazione di questa cosa che deriva dal modello genealogico a cui sei sottoposto. Cioè, in pratica le famiglie, per dei drammi, che sono traumi non risolti, che sono successi anche 3 o 4 generazioni fa, ti dà l'obbligo di essere come dice la famiglia e il divieto di essere te stesso. Questo provoca una lotta interiore da cui scaturisce quella che si chiama comunemente malattia, per cui
tutte le malattie per me hanno un'origine psicogenealogica, dalla roba più lieve alle cose più complesse. Per intendersi, nella tua biografia tu incontri degli eventi che sono biografici, quindi non fanno parte della storia genealogica. Vai a trovare una donna invece che un'altra, trovi quel tipo di donna che casomai ti dà una delusione. Bene, questo è programmato dal modello, quindi biograficamente trovi quel tipo di situazione che da cui ti separi violentemente, lei ti lascia, ti tradisce, quello che vuoi tu, no? E tu sviluppi come soluzione biologica un conflitto, di un conflitto di separazione, una dermatite o una psoriasi o insomma un fenomeno sulla pelle. Bene, si può dire che è biografico perché hai incontrato quella donna, ma perché hai incontrato quella donna e non un'altra? Quello è il binario su cui viaggia la tua biografia, il binario è disegnato da almeno 3 o 4 generazioni. Quindi sì, ogni malattia, anche la più piccola, è originata dal binario psicogenealogico. Sappiamo che già i greci utilizzavano l'arte, in questo caso particolarmente il teatro, per guarire, no? Come catarsi. Invece sembra che nella società di oggi si è persa questa funzione in generale dell'arte come guarigione. L'arte è diventato quasi, per citare degli autori, un onanismo, no? Quindi una masturbazione, quindi quasi una sorta di esprimere se stessi senza altro fine. In che modo, secondo te, come leggi questo mutamento della società e questa volontà di riportare invece magari proprio a funzione sociale e terapeutica l'arte, e secondo te quali sono gli scenari futuri appunto dell'arte, di un'arte che cura? Dunque, dal mio punto di vista, come dicevo prima, non esiste nessun tipo di arte che non sia terapeutica. Voglio dire, quando siamo coinvolti davvero in un processo creativo, si annulla il tempo. Se tu sei tutto compreso in quell'atto, e le coordinate spazio-temporali non esistono più, non ti accorgi neanche se è passato 3 ore, 4 ore, cioè sembra un attimo che hai cominciato. Quello è vivere il presente. E credo che ogni terapia debba assolutamente annullare questo tipo di coordinate spazio-temporali, perché vivere in un presente prolungato ti dà modo di non proiettare sul futuro e di non fissarti sul passato. Credo che l'arte annulli il tempo e annulli soprattutto l'idea che abbiamo di spazio e di tempo lineare, ti fa vivere nel presente. Mia nonna diceva che il futuro e il passato sono due ladri che ti rubano il presente. Ed è una definizione meravigliosa che ti fa capire quanto e come bisogna reintrodurla l'arte nella vita. Ma credo che non ci sia terapia che non sia artistica, se una vera terapia. Il resto è pura illusione, passi degli anni in psicoanalisi, ma se tu hai un buon psicoanalista ti immergi in un mondo creativo. Jung è un genio in questo senso, no? Freud rompe un po' le scatole, i freudiani sono un po' noiosi, sono poco artisti, gli junghiani in genere sono molto artistici, no? E questa è la differenza fra una concezione della terapia e dell'arte come possibilità di meccanismo creativo. Si fa insieme la terapia, oppure il freudiano che è completamente razionale, preda dei mostri che genera la ragione. Freud è morto con cancro, tu sai, era brutto, no? Rivisitava i fantasmi degli incesti, no? Queste robe qua. Completamente razionale, scientifico, no? Con un'ossessione addirittura per la scienza, è morto terrorizzato. Jung, che si è dedicato all'archetipo collettivo, all'animus, all'anima, alla sigizia primordiale, all'equilibrio alchemico, no? Fra maschile e femminile, animus, anima. Jung è morto dicendo che meraviglia. È la differenza, no? Che c'è fra l'artista e il non artista. Credo che sia. Quindi le prospettive che vedo sono queste. L'arte onanistica, come la chiami tu, è gente che si guarda l'ombelico, tutta concentrata lì. Puoi fare una bella opera d'arte che serve solo al tuo ombelico.
che non guarda gli altri, cioè sono per lì che mi contemplo, no? Che bello ombelico che ho, guarda, adesso lo posso vedere in un altro modo, no? Un ombelico meraviglioso, e non sto guardando chi sei intorno a me, no? Mentre quello che si è compreso in un atto creativo, che dice voglio per gli altri quello che voglio per me, voglio per me quello che voglio per gli altri, è la terapia del mondo, io credo che si va verso questo, perché siamo all'inizio di una grande evoluzione. Io questo vedo. Siamo piccolini, siamo appena nati. L'essere umano è appena nato. Ha di fronte a sé degli orizzonti meravigliosi. Siamo nell'infanzia della nostra meravigliosa crescita, poi arriverà l'adolescenza, la giovinezza, la maturità. E la vecchiaia, sai cosa sarà? Saremo in qualche altro tipo di dimensione di universo a dirci, ti ricordi che una volta facevamo quell'intervista a Vivi? Ecco, proprio riguardo a quest'ultima cosa che dici, cos'è per te appunto la morte? Da artista, da terapeuta, cos'è la morte? La morte, dunque, come ce l'hanno abituata a considerare, no? È una struttura psichica, come la vecchiaia, no? Si dice che sei destinato a invecchiare, chi l'ha detto? Non è una certezza, conosco vecchi che sono molto più giovani dei giovani e giovani che sono molto più vecchi dei vecchi. La morte, io ho scritto una cosa, la morte è un buco stretto dove il corpo non entra e solo lo spirito passa. Probabilmente è questa la morte per me, ma non è detto che la morte sia il nulla o il paradiso o l'inferno che ci hanno disegnato. Io credo che sia proprio un buco stretto dove passa questa parte spirituale nostra e rinasciamo probabilmente a un altro livello, un'altra dimensione. Credo che saremo molto creativi. La morte è creativa. Ho appena fatto morire uno, sai? Sì. Nello stress che ho fatto, spesso la famiglia ci dà delle impossibilità di vivere, delle paure di morire. Per cui ti viene una tachicardia, hai paura di morire di infarto perché tuo padre, tuo nonno è morto di infarto, eccetera. E hai detto, ma per superare la paura di morire, bisogna che tu muoia. Allora gli ho dato da seppellirsi per terra, lasciandosi fuori solo questa parte qua, morire per 10 minuti, un quarto d'ora, e poi tirarsi su, svestirsi, rivestirsi, eccetera, mettersi una pianta sopra, perché morto una volta il cervello biologico, la psiche profonda, impara che sono già morto e non ho più paura di morire. È un messaggio diretto all'inconscio, no? Assolutamente. Si parla all'inconscio con il suo stesso linguaggio. Esattamente. È così. Non si può parlare con la mente razionale a uno che non ha razionalità. No, è come andare a dire un matto, tu sei matto. Il matto non lo capisce che è matto. E se tu gli dici che è matto, Erickson, Milton Erickson, ci ha insegnato molto a proposito, chiamava insalata di parole. C'era uno che non riuscivano a curare, che era delirante, delirava in continuazione. E lui, quando ha preso la direzione di questo istituto psichiatrico, tutti i giorni passava 20 minuti a delirare come questo matto. Dopo una settimana, che lì si sedeva accanto a lui, bla bla, cominciava. Dopo una settimana questo matto gli ha detto, dottore, lei è pazzo. E l'ha tirato fuori dalla psicosi. Le ultime due domande. Che cos'è, come si fa a combinare, unire su questo piano la realizzazione materiale con la realizzazione spirituale? Penso che non ci sia differenza. E che è il dualismo in cui ci hanno inserito le culture, che è questo tipo di struttura sociale, culturale. È il dualismo dei poli oppositivi, per cui il corpo è il corpo. Peccato che ho questo corpo perché c'ho un grande spirito, ma non c'è spirito senza grande corpo e non c'è grande corpo senza grande spirito. Sono integrati, no? In tutte le tradizioni alchemiche, esoteriche, ermetiche, tutte le tradizioni di ricerca, va superato ciò che si cerca è di superare il principio di contraddittorietà degli opposti. Non siamo spirito, non siamo corpo, siamo corpo e spirito. Non sono positivi. Se è come il discorso, no? Viene prima l'uovo o la gallina? È un bicchiere pieno per metà, è un koan dello Zen, no?
l'illuminazione veloce, un bicchiere pieno per metà, è pieno per metà o è vuoto per metà? Come un altro, no? Cioè, c'è un altro qua bellissimo in questo senso, che dice, e in questo senso ti rispondo alla domanda, quando i monaci sono nel tempio, i rospi non entrano nel tempio. Domanda, quando è che i rospi entrano nel tempio? Normalmente si risponde quando i monaci vanno via. E invece il maestro ti avrebbe dato una bastonata, perché la vera risposta è mai, perché i monaci non abbandonano mai il tempio. Il che significa che il tempio non è il tuo corpo, non è il contenitore, il tempio dello spirito. Il tempio è Dio, non è la casa di Dio, è Dio. Per questo nel tarocco il numero 16 non si chiama la casa di Dio, si chiama la maison Dieu, casa Dio, perché è un tutt'uno con Dio. E lo spirito è un tutt'uno col corpo. Assolutamente, la dimensione psichica l'abbiamo acquisita grazie al superamento dello stato di natura, ma a tutta la tradizione esoterica ci ricorda che il metallo vile va trasformato in metallo nobile, cioè che il piombo va trasformato in oro alchemico, che il corpo, materia grezza, va trasformato in spirito e viceversa. Materializzazione dello spirito, spiritualizzazione della materia, questa è l'operazione dell'essere umano. Una meraviglia. Una meraviglia. Grazie. L'ultima domanda. Quale consiglio daresti a dei ragazzi che magari stanno finendo adesso la scuola e si affacciano adesso al mondo dell'università o del lavoro? Magari in base anche alla tua esperienza, che consigli gli daresti? Io ho due figli, una figlia di 28 e un figlio di 26, quindi è... hanno appena terminato l'università da poco, ora Giulio in particolare, mio figlio, si trasferisce a Parigi, ha fatto l'università ad Amsterdam. Consiglio a tutti di andare via dall'Italia, prima consiglio, che dopo in Italia c'è anche un'università molto scadente, consiglio di fare l'università all'estero. Secondo, tipologia di interesse, mia figlia ha studiato in Spagna, mio figlio ad Amsterdam, adesso farà il dottorato di ricerca, che però all'estero è pagato bene, non come in Italia che non è pagato. Mia figlia fa l'artista in Spagna, dopo aver fatto lì l'università d'arte, si è inventata delle cose incredibili, lavora, non so se conosci Cania Viva, no. Ha creato questa cosa per cui costruiscono delle maxi strutture con le canne, strutture ecobiologicamente compatibili. Fanno dei grandi mandala che poi sono delle coperture per delle fiere, per degli expo, eccetera. E dipinge, scolpisce, crea, fa ferro battuto, quindi crea anche arredi di un certo tipo. È felice di vivere, pure quel Giulio, che fa il fisico teorico, invece. Ai giovani di oggi io do il consiglio di, innanzitutto, stare, se vogliono studiare, approcciano all'estero, perché hanno più possibilità, perché mal che vada imparano una lingua, che già è utile. Il secondo è quello di inventarsi dei mestieri, di non star dietro ai mestieri che ci sono oggi, perché sono già finiti. Uno che vuole lavorare nell'ambito del digitale, dell'informatica, non fa più come una volta il programmatore o l'ingegnere elettronico, si inventa, per esempio c'è mio nipote, figlio di mia sorella, che fa l'hacker, con tanto di ufficialità della CIA, eccetera, no? E il suo compito, il suo lavoro è quello di violare i sistemi di sicurezza, sotto controllo veramente, no? Di andare, di cavalcare l'onda, questo è il mio consiglio per i ragazzi. Cavalcate l'onda, e l'onda va molto in alto. Qual è, in qualche modo, se possiamo dire, il principio di funzionamento che anche Jung aveva trovato nel tarocco? In che modo il tarocco ci può aiutare a capire il presente? Qual è, per chi anche non crede o vede i tarocchi in maniera magari un po' cartomantica, divinatoria, sì, in maniera un po' con pregiudizio, il tarocco? Dunque, il tarocco è un'arte innanzitutto, no? E non c'è molta gente che la prende come arte, lo prende come appunto divinazione, eccetera, ma ha una struttura archetipica, ed è lì la sua vera forza, che è geniale. Io non so chi l'abbia fatto, chi l'abbia inventato, ma so di certo che è basato su una teoria qualitativa dei numeri,
quindi l'assegnazione di la qualità del numero, in senso pitagorico, in senso esoterico, eccetera. E dall'altro punto di vista queste icone rappresentano, si potrebbe dire, a meno gli arcani maggiori, 22 archetipi del profondo. Ora, quando io tiro delle carte, è casuale che tiro quelle carte, però è oggettivo, ho tirato quelle carte, non le altre. Quindi è casualmente oggettivo il tarocco. Con un termine, io non ci credo alle contraddizioni fra caso e necessità, però è casualmente necessario, casualmente oggettivo, ho tirato quelle carte. È quello che si chiama un principio di sincronicità, come diceva Jung, no? Accade un battito d'ali di farfalla qui e scatena un uragano dall'altra parte del mondo. Ed è oggettivo che l'ha scatenato un battito d'ali di farfalla. È straordinario, perché credo che il tarocco rispetti quello che è l'essenza dell'essere umano. Tu pensi, anche negli arcani minori ci sono 4 semi: denare, coppe, spade e bastoni. Ma se tu identifichi le spade col pensiero, la forza del pensiero attiva la spada, le coppe con la coppa del cuore che deve essere sempre piena, i bastoni con la potenza della natura, del desiderio, no? La creatività, il sesso, eccetera, e poi i denari con la parte più materiale dei bisogni, mangiare, bere, dormire, no? Sai, la combinazione dei 4 centri che costituiscono l'essere umano, ma questi 4 centri fanno fatica a stare in equilibrio, spesso sai la testa che ti invade il cuore o viceversa. Ci occorre un quinto elemento, che è il pollice, che lo mette insieme, no? In questo mudra di perfezione. E il quinto elemento è quello che è la dimensione psichica che abbiamo scoperto circa un paio di milioni di anni fa, diciamo, eh? Non tanto. E il tarocco rispetta questa essenza, ti dà sempre la tua distanza dal quinto elemento o la tua vicinanza al quinto elemento. Questo senso è geniale. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie.